Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Siamo arrivati al capitolo 6 del libro Tafti, la sacerdotessa, camminando dal vivo e non film. Vi ringrazio per la vostra attenzione, siete grandiosi, questo libro davvero merita. Vi chiedo di continuarmi a seguire perché più andiamo avanti con la lettura, più scoprirete le pratiche interessantissime da adottare per ritrovarvi sempre più sveglie vivendo la nostra realtà, camminando dentro in un film, il film che sarebbe la nostra vita. Grazie e passiamo alla lettura. Capitolo 6. Impostare la realtà. Dunque, miei carucci, ora sapete già alcune cose e potete fare già qualcosa. Vedete, anch'io vi lodo. Nell'ultima lezione abbiamo studiato il concetto di sorveglianza dell'attenzione. Facciamo il piccolo ripasso. Ponetevi il fine di non dimenticare dell'attenzione. Non appena succede qualcosa, risvegliatevi. Prima di fare qualcosa, di nuovo risvegliatevi. Così facendo, acquisirete abitudini di gestire la vostra attenzione e alla fine la vostra vita. Tuttavia, questo non vi dà il diritto di guardare coloro che dormono dall'alto al basso. Osservateli senza farvi vedere e non dimostrate di sapere qualcosa che loro non sanno. Fingete di essere addormentati come loro. Questo vale per tutte le passeggiate, sia nella realtà che nel sonno. Ricordatevi che prima di uscire a passeggiare nel sogno, dovrete essere ben disposti verso gli altri, diversamente verrete puniti. L'arrogante, lo spocchioso, il presuntuoso, il borioso, altezzoso, lo spezzante, lo schizzinoso, il compiaciuto, sapientone si beccherà una bella botta sul naso. Non da me, dalla realtà. Avete voglia di aspettarvi qualcosa da me? Figuriamoci se io mi abbasso a rendervi tanto onore. E adesso ascoltatemi bene. Al nostro primo incontro vi avevo detto questa frase: la realtà effettiva è ciò che non è mai stato e mai sarà, ma solo è una volta e ora. La realtà esiste solo un istante, similmente a un fotogramma su una pellicola che si sposta dal passato al futuro. Come si può comprendere tutto questo? Ciò significa che è reale solo il calco istantaneo della realtà, il fotogramma illuminato. Tutto il resto è virtuale, sia il passato che il futuro. E tutto questo viene conservato in eterno nell'archivio del film, dove è registrato tutto ciò che è stato, sarà e potrebbe essere. Il passato e il futuro sono informazione. L'informazione non è materiale, non può essere toccata, ma i portatori di informazione sono materiali. Possono essere aperti. Questo è il motivo per cui i chiaroveggenti sono in grado di vedere immagini del passato e prevedere il futuro. L'archivio del film esiste davvero, sebbene sia intangibile come lettere. La sostanza eterea è sospesa nello spazio dei sogni. Lo spazio dei sogni è uno, sia per i sogni che per la realtà. Nel sonno vedete cosa sarebbe potuto accadere nel passato o potrebbe accadere nel futuro. Ma che ciò sia veramente successo
o che ciò possa mai succedere non è un dato di fatto. Le varianti sono innumerevoli. Ciò che può accadere nel sonno potrebbe avverarsi nella realtà e viceversa. In questo senso, lo spazio dei sogni è un archivio unitario di film. Potete vederli o potete insistere in essi, sia nel sonno che nella realtà ad occhi aperti. Ma resta il fatto che esisterete in ogni fotogramma una sola volta. Ogni inquadratura successiva è una nuova realizzazione, un upgrade, una versione aggiornata e potenziata di tutto il vivente e il non vivente, fino al livello degli atomi. Restano invariate solo le anime delle creature viventi. Essi sono in grado di guardare il film dei sogni o di spostarsi in essi nella realtà insieme al fotogramma. Pertanto, il vostro io è lo stesso che era nel passato, volava nel sonno e apparirà in futuro. Il nostro mondo esiste in forma animata e inanimata. La vita si insinua nella realtà materiale infilandosi goccia a goccia. La realtà è una sostanza inanimata. La vita è animata. La vita può influenzare il corso della realtà. La vita può impostare la realtà. L'ultima tesi, miei piccoli amici, è la cosa più importante che dovreste capire. Impostare significa determinare in quale direzione si muoverà il fotogramma, su quale pellicola. È una possibilità che avete, ma non usate, proprio come non usate la funzione di gestione dell'attenzione. Bisogna proprio impostare la realtà in anticipo, predisporla e non lottare contro la realtà in corso. Invece voi cosa fate? Cercate di cambiare la realtà data del fotogramma in corso. Vi rendete conto di quello che fate? Ripetiamo ancora una volta. Cos'è la realtà effettiva? È qualcosa che non è mai stato e mai sarà, ma solo è una volta e ora. La realtà effettiva esiste solo nella misura in cui è già avvenuta. Non potete cambiare ciò che si è già compiuto, ma è proprio quello di cui vi occupate. Tutto ciò che vi circonda è ciò che si è compiuto. Il presente non è molto diverso dal passato. Il passato è già molto lontano, mentre il presente esiste solo un istante. E anche con esso c'è ben poco che possiate fare. Trovandovi nel momento presente, siete sempre nel passato. La vostra attenzione rimane impiantata nel fotogramma in corso. Questa illusione finisce per catturarvi, impedirvi di entrare nel futuro. Per questo il futuro dipende non da voi. Vi potrà sembrare di compiere azioni consapevoli, di intraprendere le mosse decisive, di risolvere problemi, di raggiungere obiettivi, ma tutto ciò esiste nel fotogramma in corso e in uno stato inconscio, e per questo la sceneggiatura vi trascina lungo un film che non avete scelto voi. E per questo, impotenti, smarriti, non riuscite a far altro che scalpitare. Ecco come stanno le cose. Come siete, miei teneri piccoli coniglietti. Uffa, come mi avete stancato. Fine capitolo 6.